E come esercizio fisico, io sono Giuseppe Scopelliti, biologo nutrizionista, e questo è l'alfabeto nutrizionale. Bene amici, oggi parliamo di esercizio fisico e alimentazione ad esso correlata. L'esercizio fisico è un aspetto troppo sottovalutato da troppa gente. Fare esercizio fisico è fondamentale per essere in salute. Noi non siamo fatti per essere sedentari, siamo fatti per essere in movimento. Purtroppo la vita moderna è estremamente sedentaria, passiamo la stragrande maggioranza di massima, la stragrande maggioranza del tempo seduti su una sedia, sia perché ci spostiamo in macchina e stiamo seduti in macchina, poi andiamo in ufficio, ci sediamo sulla poltrona dell'ufficio e non ci alziamo finché non è giunto l'orario per risederci in macchina, tornare a casa e magari sederci sul divano. Quindi passiamo tutta la giornata seduti su una sedia. Questo è deleterio per la salute, perché la sedentarietà è un fattore di rischio per la salute, anche se abbiamo un peso sano e corretto. Essere sedentari è pericoloso, quindi dobbiamo essere più attivi, dovremmo fare più esercizio. Esercizio fisico può essere, diciamo, inteso in vari modi. Può essere inteso come una passeggiata quotidiana, oppure come un allenamento, oppure con un insieme di, oppure con entrambe queste cose. Sicuramente ecco che dovremmo essere molto più attivi di quanto non siamo. L'esercizio fisico comporta dei miglioramenti notevolissimi in ogni aspetto della nostra quotidianità. Fare esercizio fisico ci fa guadagnare in salute sotto ogni aspetto, ci permette di essere più forti e più resistenti sotto ogni punto di vista, sia proprio fisico, muscolare, ma anche da un punto di vista, per esempio, del sistema immunitario. Ci permette di avere una migliore qualità del sonno, il che ovviamente poi migliora ogni altro aspetto della giornata, perché se io dormo bene durante la giornata sarò molto più sveglio e reattivo, se dormo male invece farò una giornata, diciamo, un po' poco produttiva, e quindi il fatto di dormire bene o male già mi cambia da così a così, e fare esercizio fisico coadiuva appunto un sonno migliore. Se intendiamo poi l'esercizio fisico come allenamento, che può essere un allenamento in palestra con i pesi, oppure può essere un allenamento di altro genere, di un'attività sportiva di altro genere, richiede anche magari gli interventi nutrizionali ad hoc che permettono di supportare appunto questo tipo di movimento con quel tipo di intensità e dei risultati che si cercano. Ovvio che se mi sono iscritto in palestra, faccio pesi e voglio aumentare la massa muscolare, ecco che devo anche mangiare in modo opportuno per supportare quel tipo di allenamento e andare a nutrire i muscoli in modo corretto, in modo tale che questi possano svilupparsi. L'errore che fa tanta gente però è quello di sopravvalutare alcuni tipi di nutrienti e sopravvalutare anche e soprattutto il dispendio calorico generato dall'esercizio fisico, perché molte persone pensano che basti fare una passeggiatina di 20 minuti per poter poi andare a mangiare d'infinito a tavola, perché tanto ormai hanno fatto quella passeggiatina e quindi sono a posto così. Purtroppo non è così che funziona. Il dispendio calorico dell'esercizio fisico è relativamente modesto, soprattutto se come esercizio noi prendiamo come punto di riferimento la camminata. Camminando si consuma veramente poco, parliamo di circa mezza caloria per chilo per chilometro, quindi vuol dire la metà del nostro peso in calorie per ogni chilometro percorso. Vuol dire che una persona di 80 kg che percorre 3 km a piedi camminando consumerà 40 per 3, 120 kcal, quindi una quantità veramente modesta di energia. Anche andare in palestra non fa consumare chissà quanto, perché si stima un consumo calorico di circa 300-400 kcal per ogni ora di allenamento, a meno che uno non sia uno sportivo agonista e quindi faccia un allenamento veramente sfiancante. Però in linea di massima in palestra si consumano circa 300-350 kcal all'ora, quindi anche lì un consumo abbastanza modesto se consideriamo che 100 grammi di pasta cruda apportano circa 370 kcal, quindi parliamo di l'equivalente di un piatto di pasta scondito. Solo che molte persone pensano che andare in palestra due volte alla settimana e poi star seduti tutto il giorno, la mattina alla sera,
gli dia il via libera per mangiare quanto vogliono, poi non hanno i risultati, anzi magari finiscono con l'ingrassare, non capiscono dove sia l'inghippo. L'inghippo è proprio lì, nel senso che si sta sopravvalutando quando si sta consumando, si sta sottostimando di parecchio quanto si sta mangiando, e questo è un altro errore che fa tanta gente. Altro errore che fa molta gente è quello di non saper bilanciare bene i nutrienti in seguito a un allenamento, perché molte persone pensano che basti mettere il piede in palestra per cominciare a doversi sbombardare di proteine come non ci fosse un domani, perché grazie a quelle diventeranno muscolosissimi e quindi cominciano a mangiare quantità enormi di proteine, tutto proteico, proteine che gli escono dalle orecchie, senza avere poi effettivamente senso e senza avere poi un reale beneficio. In realtà la quota proteica, se mi alleno, va leggermente aumentata, ma non di così tanto. Parliamo che mediamente una persona ha bisogno di circa un grammo di proteine per chilo di peso corporeo per una persona normo peso. Se ci alleniamo, ma ci alleniamo seriamente, questa quota proteica aumenta a circa un grammo e mezzo. In alcuni casi si arriva anche a due, ma comunque parliamo di atleti. Persona normale che va in palestra 2-3 volte alla settimana e poi fa una passeggiatina non ha bisogno di tutte queste proteine, non se ne fa assolutamente niente, quindi si rischia semplicemente o di mangiare troppo o di sbilanciare l'alimentazione e quindi non avere poi tutti i benefici di cui si potrebbe godere se si avesse un'alimentazione più bilanciata. Quindi non sbombardatevi di proteine solo per il fatto che avete messo il piede in palestra, perché non funziona così. Il muscolo non cresce grazie all'eccesso proteico che mangiate, il muscolo cresce se gli date i giusti stimoli e quindi se vi allenate con un criterio, e poi ovviamente mangiate in modo da supportare questa crescita muscolare. Ma per una crescita muscolare il nutriente principale non sono le proteine, ma sono bensì i carboidrati, che sono la benzina che permette al nostro corpo di funzionare, e quando ci alleniamo abbiamo bisogno di tanta benzina, tanta energia. Quindi principalmente il nutriente da aumentare non sono le proteine, ma sono i carboidrati. Le proteine sì, ok, hanno un ruolo, ma hanno un ruolo di fatto non così importante da giustificare un aumento incondizionato di questo nutriente, soprattutto poi a scapito dei carboidrati, che appunto poi non permetteranno di allenarsi, quindi di non avere quella forza, quell'energia durante l'allenamento che ci permette poi di avere dei veri risultati. Quindi chi si allena, e parlo di gente che si allena con criterio, con una certa intensità, una certa frequenza, parliamo di almeno 3 allenamenti settimanali, meglio 4, un apporto energetico che derivi principalmente dai carboidrati, ma come dovremmo avere tutti in realtà, con un leggero incremento delle proteine, quindi restare intorno a 1,5 grammi di proteine per chilo di peso corporeo di persona normo peso, parliamo sempre di peso ideale, normo peso, e stando con i grassi è circa 0,9-1 grammi per chilo di peso corporeo, e quindi tutto il resto delle calorie sotto forma di carboidrati che appunto devono sostenere questo allenamento. Poi invece su cosa mangiare prima o dopo l'allenamento, ecco qua possiamo aprire un'altra parentesi. Prima dell'allenamento tecnicamente non serve neanche mangiare, perché se abbiamo un'alimentazione corretta e mangiamo bene, abbiamo le riserve di glicogeno, che sono le riserve di carboidrati che abbiamo nei muscoli e nel fegato, belle cariche e pronte per essere utilizzate durante l'allenamento. Quello che può servire prima dell'allenamento per qualcuno è, per avere anche un maggiore focus mentale, e mangiare dei carboidrati, quindi molto banalmente anche una banana una mezz'oretta prima, oppure fare un pasto un pochino più ricco un'oretta, oretta e mezza prima, quindi con del pane, che sono pane e marmellata, oppure uno yogurt con i cereali, in modo tale da avere dei carboidrati abbastanza veloci da poter essere, diciamo, metabolizzati abbastanza in fretta, che vadano in circolo e permettano al cervello di capire che siamo ben nutriti e quindi siamo più concentrati. Questo è soggettivo e non tutti funzionano in questo modo. Dopo l'allenamento, invece, un pasto completo è la cosa, diciamo, ideale. Dipende poi anche da che ora ci alleniamo. Se ci alleniamo, per esempio, il pomeriggio prima di cena, magari tipo io mi alleno spesso la sera dopo il lavoro, quindi finisco di lavorare, vado in palestra, mi alleno e poi vado a cenare, e quindi a quel punto fare una cena completa con tutti i macronutrienti, con le proteine, carboidrati, grassi e quant'altro.
Se invece ci alleniamo a un orario abbastanza distante dai pasti principali, quindi magari, che ne so, ci alleniamo alle 3 del pomeriggio, quindi la cena è ancora lontana, ecco, fare uno spuntino post allenamento con una buona dose di proteine e di carboidrati è anche lì molto utile, perché ci permette di nutrirci per bene, avere subito dei nutrienti che possono andare in circolo per cominciare subito il processo di miglioramento muscolare. Per quanto io consigli praticamente a chiunque di allenarsi, perché lo ritengo molto molto importante per ottenere dei risultati di un certo tipo, perché quando seguiamo un certo percorso anche alimentare, noi cerchiamo anche, perché no, un certo tipo di estetica. Se non ci mettiamo una tonificazione muscolare, quindi un aumento della massa muscolare, quel tipo di estetica non la raggiungeremo praticamente mai, perché finiremo sì col dimagrire, magari finiremo anche con lo svuotarci un attimino. Però il fare quel tipo di allenamento in realtà non è fondamentale per la nostra salute, è fondamentale invece essere più attivi, cioè, come dicevo prima, anche camminare quotidianamente. Secondo l'OMS infatti dovremmo compiere circa 8-10.000 passi al giorno per ritenerci delle persone attive e quindi non sedentarie. 8-10.000 passi al giorno sono raggiungibili anche con degli escamotage. Quello che consiglio io a tanta gente, che è quello che faccio io personalmente con me stesso, è quello di parcheggiare lontano dal luogo di lavoro. Per esempio, io vengo in studio in scooter e lascio lo scooter a circa 600-700 metri di distanza, quindi ad un parcheggio che è un po' distante, quindi parcheggio lo scooter e mi faccio quei 700 metri all'andata, 700 metri al ritorno. Certe volte li faccio anche due volte al giorno. Quindi ho aggiunto senza troppo sforzo un certo numero di passi, che si muove con i mezzi pubblici, per esempio, anziché scendere all'ultima fermata disponibile, magari appunto scendere una o due fermate prima e quindi percorrere quel tratto a piedi, il che è appunto anche quello del escamotage che permette di muoversi di più. Quindi se a questo poi ci associamo all'allenamento, abbiamo fatto l'unplanning, quindi ci muoveremo di più durante la giornata e in più ci andremo ad allenare magari 2-3 volte a settimana, il che ci permette anche un miglioramento muscolare non indifferente e quindi tutta una serie di benefici a 360 gradi. Quindi io per oggi mi fermo qui, ci vediamo al prossimo appuntamento con la lettera F e mi raccomando, sempre carichi e motivati!